2023 abbiamo concluso i primi 25 anni di Mano Amica. Abbiamo potuto in questi 25 anni veicolare il messaggio delle cure palliative. Mano Amica vuole dar sollievo al malato e alle famiglie, no? Vuole dar un contributo ai medici, infermieri, lavorando a fianco loro, che erogano loro le cure palliative, dando noi un contributo sulla umanizzazione del rapporto col malato. Vogliamo dare una mano, Amica, anche alla direzione, perché le cure palliative sono un diritto per tutti, però molte persone non hanno accesso alle cure palliative e quindi noi con finanziamenti o con i volontari, no, presentiamo dei progetti per estendere le cure palliative a tutti, anche a quelli che non ne hanno accesso. Per esempio le case di riposo, le strutture per anziani. Quando noi parliamo di cure palliative, che cosa si intende, Biacoli? Si intende migliorare la qualità della vita delle persone in quel tratto di vita particolare che è il fine vita e la qualità della vita delle famiglie. Questo è lo scopo della nostra associazione. C'è anche un dopo, perché le persone che hanno perso un loro caro, c'è anche un lutto che deve essere elaborato. Quindi c'è anche un'attività rivolta ai familiari per elaborare il lutto. E questo è un altro capitolo. Avevamo un'associazione, un ramo di Mano Amica Ali Aperte, che ha avuto una battuta d'arresto con il Covid. E abbiamo un nucleo di volontari e anche di professionisti, psicologi, esperti in questo campo che hanno riavviato questi gruppi di auto-mutuo aiuto che danno un sostegno e un sollievo alle persone che hanno avuto un lutto. Un'associazione che è nata 25 anni fa, come mai? È nata quando le cure palliative non esisteva una legge sulle cure palliative. C'erano degli anestesisti volonterosi che vedevano all'interno dell'ospedale le persone che dovevano essere curate in ospedale in maniera poco appropriata rispetto alle loro esigenze, andando a casa avrebbero fatto di più e meglio e hanno cominciato a uscire dall'ospedale e hanno capito l'importanza che ci fosse un'associazione. E ecco che allora è stata costituita Mano Amica perché ci fosse la voce della cittadinanza, la voce dei cittadini per evitare quello che è successo, se ricordiamo tutti, la cura di Bella. No? La cura di Bella voleva dire che non c'era un governo, queste persone che non avevano un riferimento, queste persone in fine vita, che cercavano disperatamente una cura che non aveva nessuna efficacia, ha fatto sì che anche il Ministero della Salute si fosse reso conto della necessità delle cure palliative. E hanno fatto la legge nel 1999, istituendo le cure palliative, quando Mano Amica già esisteva. Poche altre associazioni, la Cucchini era nata 10 anni prima, no? L'ADVAR di Treviso era nata ancora 15 anni prima. Mano Amica, proprio perché anche sull'onda dell'associazione Cucchini di Belluno hanno detto anche noi a Feltre, no, abbiamo le risorse e con gli anestesisti Gino Gober, Albino Ventimiglia, Cristina Luise, Gandolfo Fioride, mi ha dato un merito grandissimo perché senza nessuna struttura la buona volontà di andare a casa, a domicilio del paziente, anche nelle valli più sperdute, negli orari diurni e notturni, sono stati i pionieri. Poi è arrivato l'hospice e poi è arrivata anche la legge 38 nel 2010 che ha istituito il diritto di tutte le persone ad avere le cure palliative di qualunque età, quindi bambini e anziani, di qualunque, in qualunque residenza, quindi a casa loro, in hospice, in ospedale, in casa di riposo, con qualunque malattia, non solo le malattie oncologiche, come era fino a poco, qualche anno fa. Venendo all'oggi, quindi, Mano Amica come svolge la sua attività? Svolge la sua attività su due fronti. Promuovere le cure palliative, quindi far conoscere alla popolazione che le cure palliative sono un diritto e naturalmente rendere questo diritto fruibile e quindi lavorare sul versante dell'offerta.
a fianco della direzione dell'ULS, stimolandola o intervenendo anche direttamente, come dicevo, nelle case di riposo, nei centri di servizio, svolgendo un'attività di formazione, di informazione, per esempio sulla legge 219, sul testamento biologico. Sono una volontaria dello stare, nel senso che sto in hospice e soprattutto faccio compagnia e mi rendo a disposizione sia per i pazienti, se hanno bisogno di compagnia, soprattutto di essere ascoltati oppure di essere supportati in qualche maniera, e anche ai parenti dei pazienti, che a volte vedere un viso disponibile e sorridente può essere di conforto in questo momento molto difficile, anche se in questo posto tutto il personale è molto molto disponibile e quindi tende tendenzialmente a mettere a proprio agio sia il paziente che i parenti. Bisogna premettere che chi fa questo servizio più che altro si mette a disposizione e però trova un grande supporto nell'associazione, perché Mano Amica è un'associazione veramente consapevole dello sforzo che fanno i volontari e dà ai volontari stessi tutti gli strumenti per continuare a farlo. Noi per esempio, volontarie dello stare, ogni mese abbiamo un incontro con la psicologa che ci segue e che è sempre a nostra disposizione per qualsiasi problema che possiamo avere nell'affrontare dei momenti difficili. E poi ci fanno dei corsi che ci aiutano, che aiutano noi. Infatti fanno anche dei corsi per i nuovi volontari che vengono seguiti da parecchie persone, non tutte naturalmente dopo vengono a fare i volontari, però imparano e soprattutto magari si predispongono per un futuro ad essere volontari. Ho assunto questo incarico dal 2017 e con un gruppo di volontari pensionati, però un gruppo meraviglioso perché siamo così uniti e affiatati. Noi non entriamo con le problematiche dell'interno, però abbiamo pensato di dar vita a questo giardino che fa parte del vestito della casa, diciamo, no? E quindi porta anche un po' di allegria. E ho fatto un calcolo che di media facciamo circa 240 ore annuali in questo giardino di interventi vari. E come ripeto, una delle cose che mi colpisce quando si termina il lavoro, ringrazio magari e mi dicono grazie a te, alla prossima volta, quindi questo fa piacere. Lei nella sua vita ha fatto l'infermiere, quindi sì. Insomma l'aiuto agli altri fa parte un po' di lei. Ma certo, anzi è quello che ti dà stimolo, ti dà vita, perché far del bene è importante a chi ha bisogno. In particolare. Sono una volontaria di Mano Amica dal 2017. Il mio ruolo è un ruolo del fare. Mi occupo insieme ad altre colleghe della segreteria. Diamo una mano nell'inserimento di tutti i dati a computer, delle quote che vengono versate, delle donazioni che vengono inviate appunto a Mano Amica. Io ho iniziato dopo aver avuto necessità e dopo aver provato con mano che cosa vuol dire essere aiutate dai volontari dell'hospice. Per cui successivamente, dopo aver fatto il corso di volontariato, mi sono sentita in dovere, in obbligo, in piacere di dedicarmi per quello che posso, chiaramente. Ci si sente parte comunque di un gruppo, si fa un po' amicizia poi anche fra volontari? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì. Siamo tutti un gruppo, esatto. In segreteria siamo donne, ma c'è anche un maschietto. Il censimento dei volontari, che abbiamo presentato in assemblea, i dati sono 104 volontari. Il mondo del volontariato è un mondo ricchissimo,
Me colpisce sempre quando una persona, una mamma di famiglia con quattro figli, trascorre i pomeriggi, qualche pomeriggio in hospice, anziché arrivare a casa stanca, arriva a casa piena di energie. No, è un'attività di aiuto che fa bene. Qual è il rapporto di Mano Amica con le altre realtà del territorio? Lei ci ha citato più volte l'ULS, l'azienda sanitaria locale, ma Mano Amica ha sicuramente interlocuzioni anche con i comuni, appunto con le case di riposo. Come si pone nei confronti della comunità intorno? Al servizio della comunità, al servizio dell'ULS in primo luogo, per concertare e condividere gli interventi con la comunità. Nel caso della legge 219 del testamento biologico che chiama in causa i comuni, un contatto diretto con tutti i comuni del distretto 2, no? Mappando quello che viene fatto, valutando le esigenze anche di formazione di chi ha un contatto col cittadino e valutando i bisogni e rispondendo a questi bisogni. I rapporti con le altre associazioni sono importantissimi. Ho citato prima la Cucchini, ma anche l'associazione Pettirosso di Agordo, no? Abbiamo sviluppato un master per i medici di famiglia promosso dalle associazioni, naturalmente attraverso la Società Italiana di Cure Palliative, il coordinatore regionale Gian Pietro Luisetto, che è il nostro vicepresidente, in accordo con Paolo Coleselli, il presidente della Cucchini. Abbiamo sviluppato un'iniziativa per i medici di famiglia, perché nel territorio montano che abbiamo in provincia di Belluno, medico di famiglia è una risorsa. Non possiamo pensare che ci siano degli hospice o che si possa raggiungere tutti se non attraverso il medico che conosce le esigenze e deve essere formato per le cure palliative di base, un primo intervento, in raccordo sempre con l'equipe delle cure palliative per un'attività più specialistica. Ecco, su questo il rapporto con le associazioni è importante e ricerchiamo tra noi, sia in provincia ma anche a livello regionale con le altre 17 associazioni del Veneto, sinergie per poter, perché l'attività di volontariato è un'attività gratuita, per cui mutuare l'esperienza degli altri vuol dire rendere anche le cose più accessibili e più facili, più fruibili, sempre a vantaggio della popolazione o del malato. Sono vicepresidente di Mano Amica e sono volontaria del Fare. Sono in Mano Amica da 5 anni. Una delle progettualità di cui mi occupo è appunto la progettualità sull'elaborazione del lutto. Siamo riusciti a ripartire col gruppo di mutuo autoaiuto Ali Aperte, di cui qui vi faccio vedere per un attimo il volantino, che ha subito riscosso all'interno del nostro territorio abbastanza, non posso dire successo, perché è un momento in cui le persone che hanno avuto un lutto si ritrovano per parlare alla pari con un facilitatore della sofferenza e di poter uscire da questa sofferenza. E quindi questa è una progettualità per noi molto importante. L'altro aspetto di progettualità che abbiamo sempre nel campo dell'elaborazione del lutto, proprio perché noi che ci occupiamo di cure palliative, ci occupiamo anche delle persone, della famiglia che rimane dopo che la persona ha lasciato questa vita. E quindi ci occuperemo e abbiamo in progetto degli incontri con gli insegnanti delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado. Faremo 3 o 4 incontri con gli insegnanti per aiutarli ad aiutare all'interno della classe quando succederanno dei lutti, come è avvenuto durante il periodo del Covid, dove non abbiamo potuto intervenire in questo campo. L'altro aspetto che vogliamo anche portare avanti è degli incontri della popolazione. Chi vuole venire verrà chiaramente con persone esperte, ovvero con psicologi vicini all'associazione e anche con pedagogisti, per come la famiglia deve affrontare
particolarmente per i bambini, gli adolescenti, questi aspetti di elaborazione del lutto familiare. L'altro aspetto molto importante di cui ci stiamo occupando è, assieme a tutte le progettualità all'interno delle case di riposo, che è appunto, come ne abbiamo già parlato e ha parlato il Presidente prima, questa progettualità si chiama il mattello itinerante. Quello di cui io mi occupo, al di là dei professionisti che hanno portato le cure palliative all'interno delle case di riposo, come aveva detto il Presidente, noi vorremmo fare degli incontri con i familiari delle persone che sono attualmente in casa di riposo, proprio per rendere anche loro a conoscenza di che cosa sono le cure palliative e la legge 219, perché questo aiuterà moltissimo poi a far sì che le cure palliative diventino una prassi sanitaria, medica all'interno delle case di riposo. Quindi sono questi in questo momento le progettualità future che all'interno del Consiglio con tutti i nostri volontari del fare stiamo elaborando.